Buongiorno, in questo video mostreremo come il comportamento di una molla si può descrivere con una funzione lineare. Allora, la funzione lineare ha bisogno di due coefficienti per essere interpretata. Il primo è il coefficiente di intercetta. L'intercetta, in questo caso, è la lunghezza effettiva della molla senza nessun vedo, senza nessuna sollecitazione, che nel caso di questa molla corrisponde a circa 5 cm. La pendenza invece è il secondo coefficiente e si misura facendo la differenza, il rapporto tra la differenza degli output con la differenza degli input. Ora misuriamo la pendenza della prima molla, mettiamo prima un chilo e prendiamo la prima misura. Allora, con un chilo la molla si allunga e raggiunge una lunghezza di 8 cm. Ora facciamo la seconda misura con 2 kg, aggiungiamo un altro chilo. In questo caso la molla raggiunge una lunghezza di 11 cm. Allora, la pendenza, quindi abbiamo detto che il rapporto tra la differenza degli output è quella dell'input, quindi se facciamo 11 meno 8 uguale a 3 e 2 meno 1 uguale a 1, quindi la pendenza risulterà 3. Ora facciamo la stessa cosa con la molla 2, cioè misuriamo la pendenza che l'intercetto è di 7 cm, cioè la lunghezza, mentre la pendenza è 0,5. La pendenza nel caso delle due molle è costante, infatti se ricaviamo altri 2 punti dalla molla 1, cioè aggiungendo un altro chilo, arriviamo a 3 kg. Aggiungiamo un altro chilo e vediamo che la molla raggiunge una lunghezza di 14 cm. E questo è il primo punto. 14 cm. Poi aggiungiamo un altro mezzo chilo, cioè 3,5 kg. E la lunghezza risulterà di 15,5 cm. Ora possiamo notare che la pendenza è costante, infatti se facciamo di nuovo il rapporto tra la differenza degli output e quella dell'input, viene 15,5 meno 14 diviso 3,5 meno 3, che risulterà sempre 3 centimetri per ogni chilogrammo, cioè che ogni chilogrammo che inseriamo con cui sollecitiamo la molla, la molla si abbasserà di 3 centimetri. Le funzioni lineari delle due molle possono essere rappresentate sia in tabelle che in grafico. Nel caso del grafico, la molla 1 è rappresentata dalla retta rossa, che ha funzione y uguale 3x più 5, mentre la molla 2 è rappresentata dalla retta blu, che ha funzione 0,5x più 7. Se notiamo nel grafico, le due funzioni si intersecano in un solo punto. Ciò significa che con uno stesso input le due molle raggiungeranno una stessa lunghezza. Se ciò è vero, il filo rosa che si trova tra le due molle dovrebbe risultare orizzontale. Allora, l'input in questo caso in comune è di 800 grammi. Ora proviamo a mettere 800 grammi su entrambe le molle. Grammi in una busta e 800 grammi nell'altra busta. Ecco, da come si era previsto, il filo rosa è risultato orizzontale, cioè hanno la stessa lunghezza. Allora, questo strumento qua può essere utilizzato anche come bilancio, cioè ci permette di ricavarci un peso incognito. Per esempio, prendiamo uno zaino. Uno zaino a caso. Mettiamo nella busta. E vediamo la lunghezza della prima molla. Più o meno è di circa 20 centimetri. 20 centimetri. Ora, lo stesso peso sulla molla più rigida, la molla numero 2. La lunghezza di questa molla è di circa 9,5 cm.
Adesso se vediamo nella tabella, che la lunghezza della prima molla 20 centimetri risulterà circa 5 kg, mentre nella molla numero 2, la lunghezza della molla numero 2 che è di 9,5 cm, più o meno è sempre 5 kg. Ora nel grafico possiamo spiegarlo in questo modo. Se noi abbiamo una lunghezza di 20 cm nella prima molla, vediamo che portandola fino a intersecarsi con l'asse della molla numero 1 e consecutivamente sull'asse delle X, notiamo che il peso è veramente di 5 kg. Facendo la stessa cosa per la molla numero 2, la lunghezza era di 9,5, più o meno qua. Facciamo la stessa cosa e più o meno il peso è di sempre 5 kg. Speriamo che il video vi sia piaciuto e grazie per l'attenzione.